Buona fortuna. Come si chiama il miglior mago della droga? Comunque Io. era Gandalf. Pony. Troni. Ogni tanto faccio i pipini col culo. Definisci ogni tanto? Ogni domenica. Come vorrei che fosse domenica? Vorrei un tronchi. Dove esattamente? Ricordo ancora quella volta a mare. Splash. Ricordo ancora quella volta quando un maiale si è lanciato dal 13° piano. È morto. Sai come fai No, come? a capire se tua sorella c'ha il mestruo? Buona fortuna. Un pianoforte voleva andare. Domani è domenica. Un treno, due treno, tre no. Ma penso che. Sono il solito pallone gonfiato. Un dino, due dini, tre dini. Contadino. Vuoi vedere il mio pesce? Posso toccarti il pesce? Mai nessuno che lo veda a me. Come si chiama il pesce di un cinese? Il glande. Mia madre fa la pescivendola. Allora ti serve questo? Grazie. Quindi insomma lei ne capisce di pesce. Il gioco dei preservativi. Dai, facciamolo. Io metto dei gusti diversi e tu, quando spengo la luce, lo assaggi e devi indovinare che gusto è. Va bene, dai, facciamolo. Spengo la luce. Gorgonzola! Non l'ho ancora messo. Problemi alla prostata? No, al culo. Come lo spegno un incendio? Chiamando i pompieri. E poi ti fanno i pompieri. Un chicco entra al bar. Non me lo ricordo più. Penso che sia la barzelletta più bella che abbia mai sentito. Ah. Sabato che fai? Mi preparo per domenica. Vero? Vero? Lo sapevo. Vedevo che stavi riflettendo davanti allo specchio. Annusi per vedere se puzza. Sì, puzza. Arriva? Sì, puzzava già da prima. Prima. Ho vinto! Ma non me lo merito! Avete fatto tutto da soli! A Chicago, Chicago, a Milano. Lecca Milano. C'è una strada a Napoli che si chiama Spacca Napoli. Spacca Milano! Non dovevo dirlo, cazzo. Come fa la capra? Beh! Ecco, moiamo. Beh! Fa così. Beh! Ma sapete che ogni due distributori IP ce n'è uno ora? Macarena. Tempismo, disse l'orologio. Clock, clock. Chi è? Due cassaforti si incontrano. Oh, che combinazione. Ah, due treni si incontrano. Che coincidenza. Ieri ho comprato una bicicletta. E mo' pedal. Con le ruote? Col sellino. Con vasellino? Se vuoi salvare Alessandro, manda un messaggio. Ora subito! Ora subito. Inaspettata questa cosa. Chiama il 344-84. E basta. No, Pierre, vai via di là, andate via, non ridete. Oh, domani cosa vuoi fare? Voglio andare a comprare degli occhiali. E poi? Poi vedremo.
sono due pesci in mezzo al mare. Come funziona qua fare l'amore? Lo direi anche a me che sono il pesce sega. C'è uno che va dal dottore e dice: dottore, ho un problema, un grosso problema. Ho una palla più grossa di un'altra. Ma non c'è nessun problema, mi faccia vedere. Sì, ma se le faccio vedere la palla, poi dopo lei si mette a ridere. Ma non mi metto a ridere, sono un professionista, va bene. Vi faccio vedere la palla. Boom! E mette la palla sul tavolo. Il dottore. Lo sapevo. Adesso me le faccio vedere quella più grossa. Cazzo, mi stanno venendo dei tic. Mi sembra di essere all'estero. Sto sudando. Comunque sono ancora triste. È morto mio nonno. Stava giocando a poker con i suoi amici. Collasso. Il giorno dopo è morta anche mia nonna. E ancora non ci posso credere. Stava mangiando tranquilla una bistecca. È proprio vero che alle volte basta un secondo.